Benvenuti amici del canale in questo nuovo video dove andremo a cambiare il primer su un soffiatore Oleomac BV300. Vediamo come si fa, è veramente difficile, però ci riusciremo e vi insegnerò tutti i passaggi. Andiamo al video! La macchina è qui dietro. Ecco qui ragazzi il soffiatore Oleomac BV300, famosissimo soffiatore della Oleomac che può fare anche da aspiratore. Eccolo qui. La problematica è essenzialmente questa, il primer di accensione che si è rotto. Come facciamo a cambiare questo primer che è tutto incassato nella plastica? Dovremo smontare tutta la parte qui e andremo a vedere come fare. Il ricambio è questo, ricambio Valbro originale. E andiamo a fare questo lavoro. Cominciamo a smontare. Chi ragazzi ha avuto modo di avere o possedere o di conoscere qualcuno che usa questo tipo di soffiatore, è veramente una macchina che lavora molto molto bene, ha un motore 30 di cilindrata, è due tempi, quindi bisogna fare per forza la miscela. L'unica cosa è che per accedere alle parti interne bisogna per forza aprirlo, quindi vedete che ci sono quattro viti imposti anche un po' nascosti, tipo qui sotto o lì sotto. Andiamo a vedere, se vi chiedete dov'era la vite, perché magari ci avete provato e non veniva via, la vite era là in fondo incastratissimo, però ci si arriva, dai, ecco qua. Adesso proviamo ad aprire, però vedete che non viene via, perché ragazzi vi faccio vedere, abbiamo tutte queste viti qua nel manico. È praticamente una cover avviatore che fa anche da struttura macchina, fatta un po' a sandwich, quindi metà macchina è composta da questa parte di plastica abbastanza grande. Anche per fare la corda avviamento, l'avviamento, la molla avviamento, ragazzi, tocca aprirlo tutto, però è una macchina che funziona veramente bene, più che altro per il motore da 30 di cilindrata che ha, che risulta veramente valido. Adesso provate a tirare leggermente, vedete che però c'è un problema, non viene via se non togliete la candela, quindi bisognerà togliere la candela. Togliamo la pipa, in questo caso la copertura è incastrata, e togliamo la candela. Una volta tolta la candela, la pipa è esattamente questa, dovete buttarla dentro per riuscire a toglierla. Però appunto abbiamo i tubi del primer, ve li faccio vedere. Qui vedete che ho aperto il soffiatore e qui dietro troviamo esattamente i tubi primer. Io tutto l'avviatore lo voglio staccare, ok? Quindi comunque devo staccare il primer. Vedete? Ecco qua. Se tirate un altro po', si apre un altro po' di più. Sono abbastanza lunghi, vedete, ci si arriva. Importantissimo, ragazzi, per non diventare matti dopo, perché sicuramente i tubi scapperanno, segnatevi uno dei due tubi. Così saprete qual è dei due che dovete collegare. E poi vi faccio vedere una cosa. Allora, vedete che il primer ha un attacco lungo e uno corto. In questo caso, guardandolo già così, dovrà essere montato così, quello lungo verso l'interno. Togliamo anche l'altro. La copertura dovrebbe venire via. Esatto. Vedete, la fune è passata qui ed è passata sulla copertura. I tubi sono questi, vedete, uno è anche tagliato non bene, andrò a sistemarlo perché tanto è abbastanza lungo e ci arriva. E andiamo a vedere il primer come è collegato. Vedete che la parte lunga, come vi dicevo prima, è interna e il tubetto più corto del primer è verso l'esterno. Quindi adesso per sganciarlo basta premere le due clipettine e sganciarlo. Usando una pinza andiamo allo sgancio, ok, e viene via. Ed ora rimettiamo subito il pezzo nuovo, quindi così, ok. Dovete sentire lo scatto e vedere che le linguette si agganciano. Ora riposizioniamo tutta la parte della copertura avviatore in posizione e agganciamo i tubi. Vi faccio vedere un altro particolare poi quando andremo a chiuderlo. Questo è l'interruttore di stop, ok?
quando lo aprite vi cade giù così. Per riposizionarlo lo prendete e lo reinserite così e fate un controllo. Tutto indietro deve aprirsi il contatto tra qui e qui. Invece quando andremo a fare lo stop chiuderà il contatto e quindi porterà a massa la bobina. Quindi quando andate a chiudere, diciamo, la macchina, conviene posizionarlo sullo stop e inserire per bene la parte di plastica qui e qui, sennò avrete dei problemi sullo spegnimento. Faccio vedere anche l'acceleratore come è agganciato. Ed ora dobbiamo agganciare solamente i tubi. Ho già tagliato il pezzettino che non era perfetto e andiamo ad agganciare i tubi lì. Il cavo bobina e la pipa l'ho già passato per il foro. Devo solo collegare i tubi e richiudere. Facciamo il collegamento velocemente. Questi li abbiamo fatti. Richiudiamo tutto. Abbiamo inserito i tubi. Abbiamo riposizionato il cavo della bobina e della pipa. E dobbiamo trovare l'aggancio. Un po' alla volta. Ok. E sul manico è a posto, lo tenete, fate una prova con l'interruttore così, quindi funziona, tenendo il manico che non vi scappi, cominciamo a mettere le viti, ovviamente a mano, non con la pistola, perché è di plastica, se no si spacca, si sfiletta e si rovina. Perfetto. Bene, provo a tirare la corda, la corda è abbastanza fluida. Questo cavo qui va un po' più dentro così. Monto tutte le altre viti e ho finito. Benissimo, ho rimontato tutte le viti. Acceleratore funziona. Stop funziona. Proviamo il primer, che era la parte da cambiare. Primer è perfetto, funziona, non ha alcun problema. Lo mettiamo in moto e così ho finito anche questo lavoretto qua. Diciamo non è semplicissimo, nel senso che ci sono tante viti, si deve aprire, bisogna stare un attimo attenti al tubo, poi per la chiusura che il tubo non si schiacci c'è un attimo da passare questo, da ripassare, togliere la candela, quelle cose lì, però è abbastanza veloce come lavoro, dai. Ed eccolo funzionante, perfetto. Perfetto ragazzi, benissimo. Di solito anche se faccio piccoli lavori così poi provo a accendere e spegnere per vedere comunque che lo spegnimento avvenga, che sia un po' tutto a posto, ecco. A puntata finita ragazzi, avete visto come cambiare il primer della Valbro su questo soffiatore Oleomac. Veramente un lavoretto, un attimo da fare attenzione, però non è impossibile. Vi ho fatto vedere come si fa, beh, ora siete capaci anche voi. Ragazzi, un caro saluto. Chiudiamo la puntata qui, da Rick Type è tutto. Presto ragazzi, ciao, tante nuove cose su questo canale. Vedrete, porterò delle cose veramente interessanti. Ciao.